Allora, abbiamo superato i 600, inizia a essere un numero importante, quindi direi di iniziare così poi ognuno può dedicare del tempo alle proprie famiglie, visto che eh, siamo in, in casa. Eh, non mi sono messo giacca a cravatta per venire a fare la diretta, sono in casa anch'io e, come dicono i più i giovani, Sciallo. E dopo la stagione delle polo c'è stata quella delle camicie speriamo di non iniziare adesso quella con le tute speriamo nel senso, mi auguro che questa cosa finisca il prima possibile e che non ci siano bisogno delle mie dirette Diretta che questa sera faccio volentieri per chiarire alcune cose soprattutto sui mercati che c'è una confusione generale dare qualche numero, dare qualche notizia e dare anche qualche suggerimento chiedendo anche comportamenti responsabili da parte di, di tutti. Eh, oggi è stato il primo giorno di zona rossa, eh, come da ultimo di PCM. Eh, se vi devo dire la verità, per quello che ho visto, eh, mi sembra che possa essere definita in tanti modi, ma non una zona rossa. Se vi ricordate infatti la prima ondata e che cosa abbiamo visto a marzo ed aprile. Eh, siamo ben lontani da quella situazione. Per quello che vediamo in giro, naturalmente, eh. poi eh, sul discorso dei numeri ci arriviamo dopo e vediamo che invece abbiamo dei numeri che sono importanti e che eh, necessitano di particolare attenzione e di impegno di tutti noi. Eh, ho girato questa mattina la città. E ho visto molte persone in giro. Ritengo che le norme, così come siano state strutturate, offrono una impressionante e illimitata quantità di scuse a chi vuole uscire, a chi vuole cazzeggiare, a chi non ha la necessità di stare in giro, ma che usufruendo di svariati motivi. Eh, che non sono più a questo punto eh, i tre vecchi riconducibili alla salute, al lavoro e alle questioni di esigenza, perché se tu mi apri delle attività, mi tieni aperte delle situazioni che per andarci mi danno la possibilità di giustificarlo eh, con l'autocertificazione, ecco che mi crei del, dell'occasione. Quindi eh, a riguardo di questo, mh, sarebbe, stato più, sarebbe stato opportuno un po' più di chiarezza, eh, come dico sempre. A livello comunale noi non abbiamo certi dati, non conosciamo certe situazioni. Eh, a livello regionale e nazionale invece grazie a esperti, grazie a comitati tecnici, scientifici, ehm, si conoscono quegli elementi che consentono di prendere delle politiche. Poi bisogna eh, registrare in queste ore. E dello sconforto un po' di tutti i cittadini e, e per quanto mi riguarda, da sindaco che ai miei cittadini devo dare dei consigli e dire delle cose, sembra che fra livello nazionale e regionale non sempre ci sia una comunità di visione e di, di intenti. Sembra che i dati siano diversi o, come sembra in queste ore, che ci si accusa sulla datazione degli stessi. E quindi, magari un provvedimento preso, come si sta dicendo, con dati vecchi di dieci giorni fa, non più attuali. Ecco, sono cose che. Eh, non conosco, nelle quali non voglio entrarci. Non è il momento di, 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 di polemiche, ma di cercare di fare le cose giuste, però dico che diventa difficile se non si hanno delle precise indicazioni, poi dare dei consigli a degli altri o suggerire ai cittadini quello che è più giusto fare. E dicevo che nel giro di questa mattina ho visto alternarsi di vetrine aperte e chiuse e ho notato come attività. Chiuse eh, di fatto avevano poco di differenza dal mio metro di pensiero, dal, dalle logiche che, eh, che ho in, in, in testa, poca differenza con magari il vicino che rimaneva aperto e, e mi chiedevo e pensavo e non sapevo darmi una risposta il perché uno doveva stare chiuso e l'altro doveva stare aperto. E quindi, se siamo davvero in difficoltà, se davvero dobbiamo far girare meno gente, cerchiamo di fare una cosa come va fatta. Da chiudere per poi il prima possibile ripartire. Eh, viceversa, il cercare di prendere dei piccoli provvedimenti rischiano di punire semplicemente qualcuno e non arrivare invece all'obiettivo. Quindi ho visto delle, delle attività e, in base alle risposte che non mi riuscivo a dare, perché questo è aperto, perché quell'altro è chiuso. Ho di nuovo pensato che ancora una volta probabilmente si è deciso chi doveva stare aperto e chiuso, e quindi chi doveva vivere e chi doveva invece morire. Mi auguro davvero di cuore che per le attività che eh, sono state chiuse al. Più presto eh, si prendono provvedimenti di, eh, chiamiamoli ristori, chiamiateli come volete, l'importante è che arrivano a queste attività degli aiuti concreti. Il decreto che è stato promesso doveva uscire nella giornata di oggi, non è ancora uscito. Ho sentito che nella notte, se riusciranno, se non la giornata di domani, il, i ministri e eh, le forze politiche al governo si troveranno per individuare le misure e eh, farle eh, sapere. È necessario però fare in fretta e come? Sindaci, stiamo battendoci nei canali istituzionali che abbiamo proprio perché questo si possa eh, fare. Ehm... Eh, di fatto ho, ho visto alcuni settori più penalizzati di altri, l'abbigliamento, eh, come se in un negozio di abbigliamento in contemporanea ci fossero in passato 5, 10, 15 persone. Quando vedo un cliente in certi negozi, eh, dico che è già fortunato avere quel cliente non ho mai visto in alcune attività più di, di quello. Eh, come in tutte le cose, bisognerebbe usare un po' più il buon senso, cercare di fare delle eh, cose eh, dovrando il cusotto, come si dice. E il buon senso va usato anche un po' dai cittadini, ritorno alle tante scuse che avete per uscire di casa. Il momento, lo vediamo dei numeri dopo, non è facile, è uno dei momenti più difficili che dobbiamo attraversare, probabilmente i numeri diventeranno in questa seconda ondata più alti rispetto alla prima. Quello che sta facendo la differenza è che sembra che sembra per il momento poi qui la situazione è in continua evoluzione. Questi casi siano meno gravi di quelli che abbiamo avuto in quei mesi, ma il problema è che nel momento in cui i numeri saliranno ancora vertiginosamente ci sarà poi il rischio. Che eh, se non ci sono posti negli ospedali, se non abbiamo la possibilità di curare come eh, bisognerebbe certe persone, casi che eh, magari sono meno gravi lo possono diventare. Allora, il buon senso è quello davvero di uscire se ce n'è bisogno, e viceversa, godetevi la famiglia eh, e rimanete in eh, casa. E avete dimostrato già una volta nella prima ondata di usarlo il buon senso è vero che ci sono i casi particolari di gente che tanto non ne vuole sapere e che mi auguro sia trovata multata e che ne abbia le giuste conseguenze però per quei pochi non possiamo generalizzare che tutti non obbediscono che tutti non cercano di comportarsi al, al meglio eh, per cui chiederei anche ai tanti cittadini che telefonano, che scrivono che chiamano il comando della polizia per fare delle segnalazioni, ci sono dei ragazzi che ci sono, ecco eh, sì, bene, però non riusciamo a stare dietro a tutte queste selezioni e in Passato abbiamo anche visto come certe volte le segnalazioni che vengono fatte sono esagerate. Ricordo sempre quel caso della primavera, quando iniziavano a esserci le giornate un po' più belle, di un vicino di casa che chiama la polizia municipale perché il suo vicino. Aveva fatto una festa nel suo giardino eh, con tanto di grigliata. La polizia municipale ha dedicato del tempo per andare, per fare gli accertamenti, ed è risultato che il suo vicino era uscito con la moglie e i due bambini in giardino, prima giornata di sole, per mangiare al, all'aperto. Quindi non dateci del lavoro inutile perché nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, ci sarà bisogno di tempo da dedicare alle cose eh, importanti. E questo è l'appello che vi faccio. E ripeto, sono convinto che la stragrande maggioranza dei cittadini astigiani, la quasi totalità, abbia già usato il buonsenso e si sia comportata in modo virtuoso nella prima ondata. E sono sicuro che collaborerà per farlo anche in questa seconda, per aiutarci a gestire al meglio la situazione e venirne fuori il prima eh, possibile. Mentre parliamo di cose non chiare, di confusione e eh, di situazioni che lasciano perlomeno. Un po' perplessi, allora faccio un appello anche eh, due cose. Se fosse possibile, che i commenti: Vendo una macchina, ehm, saluto un amico, faccio delle altre cose. Non si usi questo canale per, per farli. È successo tante volte nelle scorse settimane, erano momenti un po' più tranquilli, dove c'era meno tensione. E oggi, dove purtroppo abbiamo concittadini che muoiono, abbiamo concittadini che si ammano, abbiamo concittadini che combattono con questa cosa qui, diventa pesante, un po' irrispettoso non nei confronti del sindaco ma del, di queste persone, della comunità nel suo complesso. Quindi rimando anche quindi, alla serietà qui nella diretta. Eh, già che parlo della diretta, non l'ho più fatto in queste settimane, però mi farebbe piacere se condivideste la stessa al fine di consentire a eventualmente più persone di poterla eh, vedere. Eh, stavamo dicendo che eh, fra le tante confusioni che mh, abbiamo dovuto fronteggiare in questi momenti ve ne una che riguarda i mercati in quanto il DPCM che è uscito, ehm, permesso l'orario di uscita, che okay, io personalmente oggi da oggi ho chiuso la mia attività, il mio negozio, ho lasciato alle 6 e mezza di ieri le commesse, ho detto alle commesse alle 6 e mezza di ieri eh, ci cioè dell'altro ieri scusatemi, ho detto ci vediamo eh, fra 15 giorni forse il tempo di arrivare a casa il DPCM non entrava giovedì in vigore ma entrava su questo venerdì, quindi ritelefono alle commesse dicendo che ieri invece dovevamo rimanere aperte e, um, una confusione che invece è rimasta è quella relativa ai mercati eh, il DPCM parla di attività alimentari eh, e di banchi, quindi alimentari che possono operare, salvo poi in un allegato mettere un elenco di altre eh, attività ehm, di qui problematiche che sono venute fuori non soltanto nella nostra città, eh, ma anche in tutte le altre, eh, ci siamo anche sentiti fra sindaci, eh, abbiamo chiesto alla Regione un intervento per cercare di dare delle spiegazioni e così attraverso la Prefettura di Torino si è chiesto anche alla, alla Prefettura di Torino, un po' quella che coordina le altre, eh, si è chiesto al Ministero un'interpretazione su quello che eh, Bisognava fare, detto in parole. Quindi la Regione Piemonte ha proprio chiesto alla presidenza del Consiglio se sulle aree mercatali sia possibile vendere di tutte le attività di commercio. Il dettaglio di cui l'allegato 23 del DPCM, del 3%. 2020, o se si debba ritenere ammissibile la vendita di soli generi alimentari. Ehm, per quanto ci riguarda, in attesa quindi di superiori chiarimenti, come disposto dal DPCM del 3 2020 nonché dalla conseguente ordinanza del Ministero della Salute del 4-11, eh, preso atto dell'allegato 23 del citato DPCM, noi riteniamo che sono chiusi tutti i mercati fino al 20 2020 Salvo le attività dirette alla vendita di prodotti alimentari e bevande, fiori, piante, bulbi, semi, fertilizzanti, profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti, biancheria, confezioni e calziature per bambini e neonati. Quindi queste in attesa che ci dicano se erano soltanto gli alimentari o se c'erano anche queste, per il momento queste sono tutte le attività che domani potranno aprire il loro banco e svolgere il mercato. A riguardo ho eh, oggi firmato l'ordinanza numero 83 che riguarda proprio lo svolgimento dei mercati su area pubblica. Dove ordino che a partire da sabato 7, quindi domani, e fino a venerdì 20 novembre 2020, la dislocazione dei banchi di vendita del mercato unificato bisettimanale delle piazze Campo del Paglio e Fiere Libertà sarà organizzata con le seguenti modalità. In Campo del Paglio resta immutata la dislocazione del settore vendite e prodotti ortofrutticoli. Si delimiterà con opportune modalità, come transenne ed altro, le, le aree alimentaristi, costituendo una fascia di rispetto per la clientela. I restanti banchi di vendita di generi ammessi, stante il loro esiguo numero, perché dai dati che noi abbiamo non saranno tanti gli altri banchi non alimentari che potranno aprire, ehm, saranno collocati dal personale della Polizia Municipale presente in loco in coerenza con le disposizioni dei banchi di cui sopra e tenendo conto della sicurezza degli avventori e della necessità di assicurare l'omogeneità e la corretta fruizione delle aree a parcheggio. Piazza Alfieri. Invece, valutata l'eseguità del numero dei banchi ammessi, si eh, verificherà la possibilità di sistemarli sulla piazza Libertà, cosicché l'interno della piazza Alfiere sarà ancora completamente utilizzabile come parcheggio. In subordine saranno collocati dal personale della Polizia Municipale presenti in loco secondo logiche di accorpamento. Eh, quindi sarà domani mattina che in base a quanti banchi arrivano, se ne hanno la possibilità di aprire in base alle norme, che si deciderà come metterli a posto. Per quanto riguarda invece Piazza della Libertà, i banchi che vendono generi ammessi si collocheranno secondo l'usuale disposizione. Questa è l'ordinanza, ripeto, 83 e pubblica che è uscita per cercare di fare un po' di ordine, ma domani mattina, ripeto, eh, saremo lì per aiutare a eh, sistemare un eh, mercato. Eh, ci fosse stato un po' più eh, di, 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 di ordine, di precisione e un po' meno di confusione, probabilmente ci avrebbe aiutato anche per dare risposta ai tanti che in queste ore e giorni ci hanno scritto. Mentre parliamo di ordinanze... Io oggi ho ricevuto una comunicazione dall'ASL, un protocollo 59078, appunto del 6.11, con cui l'ASL, il Dipartimento di Prevenzione. Servizio igiene e Sanità Pubblica eh, mi eh, dava atto che all'IPAV casa di riposo città di Asti, si sono verificati casi di coronavirus tra gli ospiti di Codesta struttura. Allo scopo di fornire massima protezione agli ospiti, agli operatori e alla comunità, occorre rispettare un periodo di quarantena a partire dalla data odierna e compagnia bella. Eh, la prima cosa che eh, faccio ricevendo questo documento quindi è sentire il commissario per cercare di capire eh, se era successo qualcosa, se mi era sfuggito qualche cosa e, e parlando con il commissario Camisola praticamente mi ha ripetuto cose che mi aveva già detto 15 giorni fa in sostanza in questa ordinanza la numero 84 che io faccio oggi su richiesta dell'ASL vado a ehm, Prendere una serie di provvedimenti che di fatto non vanno a toccare più di tanto la casa di riposo, in quanto la stessa si era già messa a posto in modo preventivo una quindicina di giorni fa. E questi casi positivi sono casi che erano ben noti: uno fra i pazienti. E 7 fra gli operatori, questo mi dice il commissario, ehm, erano asintomatici e subito individuati e quindi si è potuto fermare il dilagare di eventuali contagi. Eh, non ci sono stati altri casi negli ultimi 10 giorni. Eh, quindi noi adempiamo quella che è la richiesta dell'ASL. Sembra però che questa situazione non sia preoccupante per situazioni eh, nuove, ma situazioni di almeno dieci giorni fa, già conosciuti, per le quali ci sono già una serie di provvedimenti, come ho detto. Quindi, l'ordinanza che io ho fatto alla casa di riposo dice «Fino al completamento del suddetto periodo, nessuno, familiari compresi, potrà accedere alla struttura tranne gli operatori sanitari e gli altri operatori addetti muniti dei DPI previsti per la situazione. Gli operatori devono rimanere dedicati alla struttura e non operare in strutture diverse». La struttura è tenuta a redigere e a osservare un piano Covid elaborato dalla struttura stessa in base alle norme e alle indicazioni della regione, cose che la struttura ha fatto. Tra l'altro parlando eh, proprio con chi gestisce la nostra casa di riposo, eh, mi è stato fatto presente che la scorsa settimana sono terminati tutti i tamponi per tutte le persone che ci lavorano, compresi gli amministrativi, più tutti gli ospiti della struttura, sono stati fatti 14, 14, scusate, 400 tamponi. Idea di farli ogni quindicina di giorni, e quindi la prossima settimana si ripartirà con il secondo eh, ciclo. Quindi è una forte attenzione che si fa eh, in un luogo che sarebbe particolarmente sensibile e che in altre realtà, laddove il Covid è arrivato, ha fatto dei danni. Ehm, arrivando ai numeri, prima dei numeri. Voglio dire due cose. C'è una notizia dei 39 tunisini fuggiti da Castello d'Annone, è stata già pubblicata da, da più parti. La rassicurazione che io posso dare è che queste persone non erano obbligate alla quarantena, in quanto l'avevano già fatta quando sono sbarcati e nessuno di questi era positivo. Eh, non vado oltre, quindi non fatemi dire a me eh, il fatto che ospitiamo extracomunitari eh, in prevalenza tunisini che questi poi scappano e vanno in giro, chissà eh, mi pare recuperati 14, non so gli altri che cosa fanno che cosa non fanno. A me la notizia la do non con secondi fini, ma semplicemente per tranquillizzare eh, coloro che pensano magari sono scappati, chissà se sono positivi o non lo sono. Quindi avevano fatto la quarantena non erano positivo, questo non giustifica il fatto che siano fuggiti e che adesso siano in giro. Quando chiediamo, io l'ho detto ieri in un incontro, eh, stessi diritti e stessi doveri, noi diamo e riconosciamo tutti i diritti, Asti deve diventare sempre di più una città del rispetto, una città di integrazione, ma l'integrazione vuole anche dire rispettare tutta una serie di norme, i doveri così come rispettano gli eh, astigiani. Ehm, allora arriviamo ai numeri parlando di ospedale. Parlando di ospedale, io ringrazio i eh, rappresentanti eh, del Nursing e del Nursing App eh, che sono venuti in questi giorni in comune per un confronto. Con il sindaco, con l'assessore competente Mariangela Cotto, sulle problematiche dell'ospedale, sulle problematiche dei dipendenti della nostra struttura ospedaliera, sui eh, consigli che ci sono stati dati e che noi eventualmente ad altri tavoli più importanti, in regionali, potremmo andare a, a dire. Ad esempio, eh, mi ricordo che eh, uno dei due gruppi di eh, amici che ci sono venuti a trovare ha parlato dei concorsi che, impostati come erano prima, soltanto con un anno non erano abbastanza appetibili e molti eh, infermieri, molti magari medici cercavano di scappare da dove invece i contratti erano eh, fatti su, su, su tre anni e, e poi abbiamo visto la regione che è uscita con il concorso su tre anni, quindi immagino che eh, avrà dei ritorni più um, positivi, più importanti. Eh, ci hanno detto che oggi in ospedale, a differenza magari della prima ondata, ci sono tutti i DP, si lavora in situazioni di, di, di sicurezza, ma ci hanno anche detto che... È dura che è difficile che è stressante e ehm, l'appello che si è stato fatto che io voglio condividere con tutta la cittadinanza è della pazienza. Se siamo già stressati tutti, a partire dal sindaco, con mille problematiche che ci sono, su una situazione che è difficile da gestire, su una situazione che ci è mai capitato di avere per le mani prima, perché questa seconda ondata la considero ancora eh, lo stesso evento eh, che è partito alcuni mesi fa con, con la prima, immaginiamo lo stress e le difficoltà per le persone che lavorano nel nostro ospedale. Allora, trovarsi ancora dei cittadini maleducati eh, che arrivano a trattare male queste persone. Eh, che in alcuni casi arrivano magari anche a insultare. Ecco, io penso che non sia ingiusto, sia davvero diqualificante e, e che eh, queste persone non si meritano. Diciamo, abbiamo detto tante volte, i nostri angeli, le persone che sono in prima fila, in prima linea, allora si parte, se davvero pensiamo questo, intanto dal rispetto. Eh, sono persone che ce la stanno mettendo tutta e eh, non facilita il loro lavoro se eh, qualche cittadino si comporta in, eh, queste, in questi incontri. In questi, in questi modi. Quindi mi raccomando, eh, chi speriamo nessuno. Ma se qualcuno dovesse venire in contatto con la struttura e con gli operatori. Che eh, la gentilezza, il modo per dire una cosa, eh, un po' più forte o meno forte. È, si è sempre detta la cosa, ma cambia molto perché si sente dire quelle, quelle cose. I numeri di oggi partendo. Dall'Italia 37.809 eh, positivi, e quindi si continua a, a crescere eh, anche se a, part, a fianco questo crescono i numeri di guariti. Io non ho mai visto, ad esempio, in una giornata, la vedo oggi, 10.586 persone in Italia che sono guariti. Purtroppo la differenza fra 37.809 nuovi e 10.586 guariti fa sì che ce ne siano di nuovo 27.000 in più di ieri fra quelli che attualmente sono ancora positivi. Il Piemonte si conferma come numeri la seconda regione dopo la Lombardia con 4.878. Eh, no, 2.954 di questi 4.878 sono nella sola provincia di Torino, che è la provincia che sta da alcuni giorni, settimane, correndo più di tutti. Eh, mi hanno fatto davvero impressione, mi sono venute. Eh, non dico. Il, Son, mi sono emozionato. Mettiamola in questo modo: qua, vedere alla televisione eh, immagini di, di Orbassano, anche sui giornali, con i letti eh, nella, nella chiesa dell'ospedale. Eh, però per dire. Che stanno aumentando il numero di positivi e stanno fra questi aumentando quelli per i quali è necessaria l'ospedalizzazione, indipendentemente che siano più o meno gravi, e quindi si sta pensando a recuperare gli spazi più immaginabili, persino i locali adibiti a chiese. E se avete visto il eh, Telegiornale regionale delle 14 oggi ehm, si parlava delle province, di come crescono. Oggi si commentava ancora a, a pranzo alle 14 il dato di ieri. <coughs> la provincia di Asti ieri era eh, l'ultima o la penultima: ha ehm, corso molto poco, più due qualcosa rispetto alle, alle altre. Oggi i dati che abbiamo. Dicono che eh, cresciamo rispetto a ieri del 5,57%. Ci sono realtà come Biella che sono al 7,55, Torino al 6,37, Cuneo al 6,19. Eh, siamo sempre più o meno lì ehm, a metà non siamo eh, magari la peggiore, non siamo la eh, migliore. Eh, questo più 5,57 rispetto a ieri per la nostra provincia però comporta un più 225 positivi in un sole 24 ore, il dato più eh, impressionante, più grande che eh, abbiamo visto. Eh, con questi 225 positivi in più saliamo a 4266. Eh, ci sono anche 34 guariti in più di ieri, 1997. Eh, qui io dico solo 34, qualcuno diceva 60 e qualche cosa. Faccio presente a chi fa i conti che il dato di ieri, secondo me, non è 1936, per cui oggi ne abbiamo di più. Ma ieri era 1963 e quindi ne è cresciuto qualcosa in più ieri. E quest'oggi, anziché 60 e qualcosa, sono solo più 34. I decessi sono 282. Uno in più di ieri. Anche a questa famiglia va la nostra vicinanza e le nostre eh, condizioni. Eh, se 4.266 sono stati positivi dall'inizio fino ad ora nella provincia di Asti, 1.997 sono i guariti, 282 sono i morti, gli attualmente positivi sono intorno ai 1.987. Di questi, 700 sono della città di Asti. Questo è un dato interessante, vuol dire che noi viaggiamo circa il 35% sulla città capoluogo del dato dell'intera provincia, che più o meno è a livello della, ehm, della percentuale della, della, della popolazione. Asti ha circa 76.000 abitanti, la provincia mi pare 214.000. Ehm, quindi siamo circa un terzo, quello che però faccio notare è che da sempre la città aveva, era quasi alla metà dei valori della provincia, se oggi siamo tornati come positivi a un terzo vuol dire che in questo ultimo mese, in queste ultime settimane, nella nostra provincia ha corso più, hanno corso più i piccoli comuni rispetto che alla città capoluogo. Eh, è un dato puro e semplice, non vuol dire eh, niente eh, statistica e mh, ritenevo giusto uh, darvelo. Ho parlato di nuovo anche oggi con il dottor Messorioli per quanto riguarda l'ospedale. In ospedale ci sono in questo momento 140 pazienti COVID effettivi, quindi nei reparti. Ce ne sono fra i 20 e i 30, anche questo è un dato che è in movimento, quindi usiamo questa forbice, fra i 20 e i 30 in pronto soccorso in attesa di ricovero o di capire come saranno eh, trattati. Ricordo che per chi non ha sintomi, per chi non ha problemi sarebbe opportuno cercare di mettersi in contatto col proprio medico e di rimanere il più possibile a casa, per non gravare eh, sulla struttura ospedaliera che è giusto che si concentri sui casi più gravi. Casi gravi ne abbiamo 6 intubati in terapia intensiva più altri 5 che non sono intubati. Ehm, alla San Giuseppe siamo a... 20, dalla prossima settimana dovremo aggiungerne 10 e poter arrivare fino a 30. Ricordo che alla San Giuseppe vengono mandati quelli che sono in via di guarigione, che fanno ancora i loro giorni in attesa del tampone, sperando che sia poi negativo per poterli poi liberare. Liberare è anche una parola un po' forte. Nei giorni scorsi vi avevo fatto presente che non apprezzavo la decisione di trasformare in Covid Hospital Nizza, in quanto Nizza era l'hospice per gli oncologici e quindi portare laddove ci sono già fragilità i Covid mi sembrava un attimo un controsenso. Ebbene, eh, sono contento, il commissario oggi mi ha detto che è stato provato in Regione un suo ragionamento, per cui Nizza rimarrà hospice e avrà anche 25 posti di CAVS, eh, quindi continuità assistenziale a valenza sanitaria. Eh, sono persone che eh, sono vicine ad andare a casa, quindi non sono persone gravi e, e che hanno bisogno di particolare assistenza. Eh, I positivi saranno quindi tenuti su eh, asti. Eh, saranno giorni difficili. Concludiamo dicendo questo: saranno giorni difficili. In attesa che le politiche che stiamo mettendo in piedi, che si stanno mettendo in piedi a livello nazionale e regionale, portino i loro frutti. Io faccio un invito a tutti quanti, a forte senso di appartenenza a questa comunità, a responsabilità. Siamo gli uni legati agli altri. Eh, faccio un apprezzamento, faccio un, appre un appello anche e soprattutto ai giovani che magari con la scusa del barbiere, con la scusa del negozio, con la scusa di altre cose si trovano ancora a gruppi. Eh, siete per il momento, non siete tanti, ma in alcuni casi lo noto, l'unica nota ancora stonata di tutto questo ragionamento. Cercate di eh, mettere anche voi la cognizione e di aiutarci con un piccolo sacrificio oggi cercando di frequentarvi il minimo possibile o addirittura proprio di non frequentarvi, eh, di aiutarci a venirne fuori. Eh, siamo già stati bravi una volta e lo saremo ancora una seconda. Saluto tutti, auguro a tutti voi un buon fine settimana.